Dunque, la presenza di una figura a nomina fiduciaria e non per concorso può considerarsi in armonia con il disposto costituzionale e con le effettive esigenze della più complessa macchina amministrativa solo ove venga rimessa la facoltà dell'organo politico di valutare l'utilità di una figura ulteriore rispetto a quella del dirigente apicale e di supporto, quale invece per esempio quella del city manager. Noi chiediamo il voto favorevole a questo emendamento perché specifica bene che determinate deroghe, proprio come l'olio sullo scivolo, non si possono fare anche a fronte dell'articolo 97 della Costituzione. Grazie. Grazie. Non metto in votazione l'emendamento 9.143 di Eni. Parere contrario di Commissione e Governo. Si rimette all'Aula il relatore Sell. Favorevole relatrice 5 Stelle. Aperta la votazione. Dall'Osso, Palmieri, Bolognesi, Luigi Gallo, Pilozzi, Bolognesi ha votato, Pilozzi, Rabino, Pilozzi, proviamo ora. Bene, San Francesco. Chiusa la votazione. La Camera respinge. 9.144 Dieni. Parere contrario. Onorevole Baroni, prego. Allora, noi reputiamo irrinunciabili i requisiti di professionalità che dirigenti apicali e dirigenti con funzioni di controllo devono possedere e per i quali è necessario che venga garantito un adeguato percorso professionale, analogo a quelle seguite oggi dai segretari comunali. L'importanza, la delicatezza e la peculiarità di queste funzioni, infatti, richiedono delle garanzie meritocratiche che non sarebbero salvaguardate attingendo genericamente dai ruoli della dirigenza. Inoltre, se si vuole rispettare l'articolo 97 della Costituzione, è necessario che siano fornite adeguate garanzie di imparzialità del funzionario chiamato a garantire la legalità dell'azione amministrativa. Il conseguimento di un'abilitazione a svolgere le funzioni a garanzia di indipendenza sono dei correttivi minimali che possono evitare gravi distorsioni e pregiudizi al funzionamento degli enti locali. L'emendamento quindi rimanda i requisiti definiti dalla lettera F dello stesso articolo 9 per la selezione del direttore generale. Inoltre si ritiene di eliminare la previsione dell'affidamento della funzione di controllo della legalità dell'azione amministrativa ad un